fuori onda Fabrizio Corona al Grande Fratello VIP, i fan, era tutto preparato. Spuntano i video social di Corona che ripete la scena dell'incontro con Silvia Provedi e i social si scatenano. L'ospitata di Fabrizio Corona al Grande Fratello VIP non è passata inosservata e ha scatenato accesissime polemiche sul web e sui social. Molti si sono schierati contro l'ex re dei paparazzi, apprezzando la presa di posizione di Ilary Blasi, che effettivamente ha asfaltato in diretta televisiva il suo rivale. Ma in queste ore sono venuti fuori dei filmati riguardanti il fuori onda dell'ospitata di Corona al reality show Mediaset, che hanno alimentato il sospetto che la scena portata in televisione fosse stata studiata a tavolino e quindi che fosse tutto già preparato. Video. Bufera su Fabrizio Corona al GF VIP, i fuori onda della scena con la Provedi. Nel dettaglio, infatti, in questi filmati che sono finiti sui social si vede che Fabrizio Corona ripassa la scena dell'incontro con Silvia Provedi, mentre tiene in mano un copione con su scritto tutto quello che poi avrebbe detto in diretta televisiva durante la puntata del Grande Fratello VIP. Addirittura in un filmato si vede che Corona prova la scena che poi, successivamente, ha riproposto all'interno della casa in giardino con la sua ormai ex fidanzata. Ma qual è a questo punto la verità dei fan? Per la maggior parte degli spettatori social del GF VIP, Fabrizio Corona avrebbe studiato la scena a tavolino e quindi il suo incontro con la Provedi sarebbe stato architettato nei minimi dettagli, sebbene l'ex re dei paparazzi durante l'incontro ha più volte ammesso di essere sincero nei confronti della ragazza. Mediaset si becca una denuncia per colpa di Fabrizio Corona. Insomma l'ospitata di Corona nella casa più spiata d'Italia ha scatenato accese discussioni, anche se il momento clou di questa sua apparizione televisiva è stato sicuramente quello in cui lo abbiamo visto scontrarsi in diretta televisiva con Ilary Blasi. Ma in queste ore, abbiamo visto che anche il Kodakons, video, si è scagliato contro Corona e ha fatto presente di aver esposto una denuncia contro Mediaset. Perché nel corso della puntata di giovedì sera è stata fatta pubblicità occulta. Corona, infatti, ha partecipato al programma indossando la maglia del suo brand di abbigliamento e adesso il biscione rischia di beccarsi una multa molto salata. Come se non bastasse, si vocifera che l'ex re dei paparazzi, dopo lo scontro infuocato con la Blasi, avrebbe distrutto anche parte del camerino che lo ospitava nei camper allestiti a Cinecittà per il reality.